Tutte, è come qui a presentare un nuovo progetto. Questa volta voglio essere un pochettino più scherzosa, che ho voluto fare una tecnica migrumi. Ho, ho eseguito questo bel gatto che poi a Natale regalerò a chi ami i gatti. <ride> non dico il nome, se no mi segue nei tutorial e poi viene subito a sapere chi è. Allora, questo gatto si può usare. Questo qui l'ho fatto come soprammobile oppure mettendogli un peso dentro un sacchetto di sabbia può, si può usare come fermaporta ho messo dei bottoncini qui per eseguire dei bottoni ho preso dei bottoni di strass e poi ho cucito col filo nero così ho dato proprio uno sguardo del gatto allora, la, la tecnica megumi la conosciamo. È eseguita tutta a maglie basse con aumenti e diminuzioni. Qui bisogna proprio seguire alla lettera i vari passaggi per poter eseguire queste forme. Quindi io vado piano piano e sotto magari mettiamo la traduzione. Allora detto tutto, iniziamo a vedere come, come lo ho eseguito. Allora, l'ho eseguito con un mistolana dei gomitoli che ho. Qui ho preso un gomitolo sfumato, animaliere di tre sfere. Questo qui è proprio il gomitolo sfumato così. Quindi queste righe, purtroppo, dove capitano, non siamo noi a, a dirigerli. Invece, se usiamo i due colori, possiamo dirigerli noi. Allora. Partiamo subito a vedere come si fa la testa. Partiamo con un cerchio magico. Io sto lavorando con l'uncinetto 4 e mezzo, così eh, lavoro bello stretto. Allora, cerchio magico. Chiudiamo il cerchio con una catenella. In questo cerchio faccio 6 maglie basse. 1 2 3 4 5 e 6 maglie basse. Chiudo il cerchio magico e vado sulla prima maglia bassa e faccio in ogni maglia bassa un aumento e quindi da 6 diventano 12. È importante usare un marcapunti oppure io per vedere la riga che uso il filo Comunque, un marcapunti va anche bene che a volte lo, lo tolgo ecco qua faccio così come marcapunti allora due maglie basse in ogni maglia di base ogni maglia bassa quindi da sei dobbiamo averne dodici due tre quattro cinque sei sette, sette otto nove dieci undici e 12 e abbiamo finito il primo giro il secondo giro allora, primo giro 6 maglie basse secondo giro 2 in ogni maglia bassa e diventano 12 adesso tolgo il marca punti però lo voglio prendere in un modo diverso così poi vedete il perché allora terzo giro una maglia bassa e un aumento l'uncinetto non va tanto bene adesso lo cambio e prendo una misura in meno perché è un po grande 4 e mezzo 4 allora una maglia bassa terzo giro una maglia bassa un aumento una maglia bassa un aumento quindi alla fine devono essere 18 punti un aumento una maglia bassa un aumento una maglia bassa un aumento una maglia bassa un aumento. Qui abbiamo finito il giro perché c'è il filo. Contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 maglie basse. Adesso quarto giro. Allora, quarto giro. 2 maglie basse 1 e 2, un aumento. 2 maglie basse 2 maglie basse e un aumento, quindi tutto il giro: 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento. Per un totale di 24. Maglie basse perché io ogni giro li conto per non sbagliare, perché, se sbaglio, un punto, poi non mi trovo più, due maglie basse un aumento, due maglie, basse un aumento, due maglie, basse. E un aumento. E siamo arrivati dove abbiamo il nostro marca punti contiamo le maglie se sono 24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Perfetto. Quinto giro faccio passare il marca punti da questa parte. Vado subito sopra il marcapunti. Quinto giro, tre maglie basse, una, due, e tre, una, due e tre. Aperta, una, due, e tre, quindi tre maglie basse, un aumento, una maglia bassa. Adesso su questa maglia bassa qui faccio quattro maglie alte, una. Due. Tre. E quattro. Quattro maglie basse. 3 catenelle 1 2 e 3 vado dentro le due asoline e chiudo a maglia bassissima il mio punto picò. 4 maglie basse di nuovo nello, nella stessa maglia quindi in questa maglia bassa io faccio 8 maglie alte 4 punto picò e quattro maglie alte. E questo è la, il nostro primo orecchio. 3 e 1 4 maglie alte. E questa è la prima primo orecchio. Allora, 3 e eh, sì, 3 punto picò adesso 4 no. Dopo le quattro maglie alte, una maglia bassa, subito vicino. Un aumento, tre maglie basse, una, due, e tre. Un aumento. Tre maglie, basse, uno, due, 3 un aumento una maglia bassa e adesso di nuovo qui facciamo il secondo orecchio 4 maglie alte 1 2 3 E 4 3 catenelle chiudo a maglia bassissima punto picò 4 maglie alte sempre nella stessa maglia di base 2 3 e 4 Subito vicino, una maglia bassa. Un aumento. Una. Allora, un aumento. Uno, due, tre, e quattro maglie basse. E siamo arrivati al sesto giro, da sesto giro il marcapunti. Lo faccio passare di qua e vado a lavorare subito sulla prima qui. E faccio 4 maglie basse: 1, 2, 3. 4 maglie basse un aumento, una maglia bassa adesso, sopra queste 8 maglie alte 4 più 4 faccio una maglia alta subito sulla prima, una, una maglia alta chiusa, e le altre tre maglie alte. Non chiuse una, due e tre, io sull'uncinetto 4 asolina, una maglia alta normale, 3 maglie alte non chiuse. Vado sulla prima maglia alta, salto il picco, sulla prima maglia alta e faccio altre quattro maglie alte non chiuse. Una, Due, tre e 4 Sull'uncinetto abbiamo due, quattro, sei, otto asoline. Chiudo tutto insieme e faccio una catenella. E questo è il nostro orecchio, subito vicino una maglia bassa eh, vediamo bene che non abbiamo fatto l'ultima allora, maglia alta qui quindi subito vicino una maglia bassa un aumento dopo la maglia bassa un aumento maglia bassa un aumento quattro maglie basse uno due tre e quattro un aumento quattro maglie basse uno due tre quattro un aumento una maglia bassa e siamo arrivati sopra le quattro maglie alte allora, riepiloghiamo dopo l'orecchio una maglia bassa un aumento 4 maglie basse un aumento 4 maglie basse un aumento una maglia bassa per un totale di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 maglie basse. Sopra la prima maglia alta faccio maglia alta, altre 3 le non le chiudo. Una, due, tre maglie alte. Vado dopo il punto picot e faccio le altre quattro maglie alte non chiuse. 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme le otto asoline con la maglia bassissima, subito vicino sulla maglia alta, eh, sulla maglia bassa una maglia bassa un aumento e quattro maglie basse 1 2 3 e 4 e siamo arrivati dove abbiamo il nostro marca punti qui metto il marca punti da questa parte e inizio il settimo G, eh, giusto inizio l'ottavo inizio il 1 1 2 3 4 5 6 e inizio il settimo giro sulla prima maglia bassa spostando il marca punti lo vedo meglio qui sulla prima maglia bassa faccio 5 maglie basse 1 2 3 4 e 5 un aumento e di nuovo 5 maglie basse 1 2 3 la quarta nel centro qui dove abbiamo chiuso le nostre maglie alte nel centro la quarta come punto di riferimento così non sbagliamo Quarta è la quinta. Quarta e quinta sulla maglia bassa. Un aumento. Quindi ogni cinque maglie basse faccio un aumento: uno, due, tre, quattro e cinque. Un aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. Un aumento. Un aumento, un aumento. 1, 2, 3. La quarta nel centro del nostro dove abbiamo chiuso le nostre otto maglie 4, 5, e un aumento, e di nuovo adesso una, due, tre maglie, basse ci troviamo una due. 3 maglie basse e qui faccio 1 e 1 prendo l'ultima maglia e la prima maglia a metà così 1 e 1 e faccio una diminuzione la prima diminuzione che abbiamo fatto nel settimo giro ripetiamo come facciamo la diminuzione allora la quarta maglia bassa dove abbiamo chiuso le 8 maglie basse, una maglia bassa, un aumento 3 maglie basse e la prima diminuzione prendo mezza catenella, mezza catenella e chiudo a maglia bassa. Passo il marcapunti da questo lato e inizio il mio ottavo giro facendo una maglia bassa su ogni maglia bassa totale devo avere 39 maglie basse allora prima mi giro le mie orecchie così iniziamo a vedere e mettiamo dal lato dritto facciamo uscire bene il punto picò se no ce le troviamo dal rovescio per uscire picò ci aiutiamo anche con l'uncinetto in questo modo. E così abbiamo passato le orecchie dal lato dritto, che dove lavoriamo il nostro dritto. Allora contiamo che siano 39 maglie basse, una su ogni maglia bassa. Allora il marcapunti lo passo da questo lato e conto. 1

Diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, venticuattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta, trentuno, trentadue, trentatré. 34 35 36 37 38 39 e passo il marcapunti. E così abbiamo chiuso l'ottavo giro con 39 maglie basse. Dopo l'ottavo giro per un totale di 39 maglie basse passo il marca punti da questo lato subito sulla prima maglia bassa adesso faccio 13 maglie basse prima le dico e poi le facciamo allora 13 maglie basse due diminuzioni 6 maglie basse due diminuzioni 12 maglie basse e ci dobbiamo trovare vicino al marca punti per un totale di 35 maglie basse allora, una, due, vado veloce, tanto l'ho detto, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, eh, scusa, tredici maglie basse, tredici. 2 diminuzioni mezz'asola mezz'asola e maglia bassa mezz'asola mezz'asola seconda diminuzione e adesso 6 maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 2 diminuzioni 1 una e 1 una. Una, 2 la seconda diminuzione e adesso 12 maglie basse. Mi devo trovare vicino al marca punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. E 12 in marca punti e iniziamo il decimo giro punto all'uncinetto il decimo giro e facciamo 9 maglie basse un aumento 3 maglie basse una diminuzione 2 maglie basse 2 aumenti 2 maglie basse una diminuzione 3 maglie basse un aumento otto maglie basse dobbiamo avere un totale di 37 maglie basse allora uno vado veloce perché l'ho detto due tre quattro cinque sei sette otto e nove un aumento 3 maglie basse 1 2 e 3 una diminuzione mezzasola mezzasola chiudo a maglia bassa 2 maglie basse 1 e 2 un aumento un aumento quindi due aumenti due maglie basse normali una diminuzione tre maglie basse una due e tre un aumento otto maglie basse ci dobbiamo trovare vicino al marca punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E qui è il nostro marcapunti. Lo passo dall'altra parte, punto subito l'uncinetto e faccio l'undicesimo giro. Adesso dobbiamo avere un totale di 43 maglie basse e facciamo 10 maglie basse, un aumento, 6 maglie basse, 4 aumenti, 6 maglie basse, un aumento, 9 maglie basse. Allora 10, 1, 2, 3, 4, 5. Sei, sette, otto, nove e dieci. Un aumento. Sei maglie basse. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sei maglie basse. Quattro aumenti. 1 2 3 e 4 6 maglie basse questo qui è l'inizio del nostro nasino il nostro musetto del gatto allora quattro aumenti 6 maglie basse 2 3 4, 5 e 6. Un aumento. E adesso qui 9 maglie basse e ci dobbiamo trovare vicino al marcapunti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E questo è il nostro segno. Quindi giro il marcapunti da questo lato, punto subito l'uncinetto e iniziamo il dodicesimo giro. Qui volendo, possiamo anche contarle le maglie. volta le contiamo. Però è scappata una. Che devono essere totale 43. E le contiamo: allora 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Perfetto. Questo è il dietro della testa. E qui, se guardiamo di profilo, qui. La fronte, e qui è il, è il musetto. Sta prendendo forma la testa del gattino, allora andiamo nel dodicesimo giro, dodicesimo giro. Faccio passare, il, il marcapunti da questo lato. Punto subito sulla prima maglia. Al allora, dodicesimo giro dobbiamo fare, 18 maglie, basse, 4 diminuzioni. 17 maglie basse per un totale di 39 maglie basse. Quindi io magari non, lo, non le conto le maglie, ma voi ogni tanto contatele così se sbagliamo possiamo subito disfare il giro puntando sempre il marca punti perché è importante il segno del marca punti. Allora 18 maglie basse 1 2 3

sul nostro musetto così diamo la rotondità al nostro musetto prima abbiamo aumentato adesso diminuiamo allora 4 diminuzioni mezzasola mezzasola ed è 1 2 3 mezzasola mezzasola e 4 4 diminuzioni. 17 maglie basse e ci dobbiamo trovare vicino al marcapunti. 1 2 3 3 4 Voglio andare veloce. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16 e 17. E qui è la nostra prima maglia del giro successivo. Punto, metto i marcapunti sotto e faccio il tredicesimo giro. 18 maglie basse, 2 diminuzioni, 17 maglie basse. Quindi il totale devono essere 37 maglie basse, da 39 a 37 perché facciamo le due diminuzioni. Allora, 18, vado veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 16 17 18 maglie basse, siamo al tredicesimo giro. 18 maglie basse, due diminuzioni: una e due. Cioè, una e due maglie basse, giusto. La prima diminuzione prendendo le due maglie basse, seconda diminuzione.

17 maglie basse e qui è l'inizio del giro dove ho il marca punti metto il marca punti da quest'altra parte punto l'uncinetto e inizio il quattordicesimo giro facendo 9 maglie basse 10 diminuzioni 8 maglie basse un totale di 27 maglie basse perché adesso ho finito il nasino qui il nasino dove farò le 10 diminuzioni sarà qui e, e qui inizia il nostro collo mettiamolo così il nostro collo del gattino questo è il nasino e adesso dobbiamo chiudere la testa quindi iniziamo il collo quindi Quattordicesimo giro. Allora, quattordicesimo giro. Nove maglie basse: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e nove, dieci diminuzioni: uno, due, uno e due tre quattro cinque sei, sei devo prenderlo per intero il filo se no sei sette, otto, nove e 10 nove e dieci, otto maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E qui è il nostro marcapunti. Passiamo da quest'altra parte, puntiamo subito l'uncinetto così non perdiamo. In questo modo, e adesso quindicesimo giro: 8 maglie basse, 6 diminuzioni. 7 maglie basse, dobbiamo avere un totale di 21 maglie basse. Come vi dicevo, questo qui è il nostro collo. Qui sono le diminuzioni 10 e 6, e si forma il nostro collo. allora Quindicesimo giro. Otto maglie basse, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto maglie basse, sei diminuzioni, sempre metà, metà, una.

Maglie 6 diminuzioni, adesso 7 maglie basse e arriviamo al marca punti. Allora, qui faccio la sesta, perché non vorrei che poi allora, sesta diminuzione. Qui e qui. Ok, e vado 7-1-1. fila 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse. Fine del quindicesimo giro. E iniziamo il sedicesimo. Mettiamo i marcapunti di qua. La prima maglia è questa. E iniziamo facendo eh, 9 maglie basse, sedicesimo giro, 9 maglie basse, 2 diminuzioni, 8 maglie basse per un totale di 19 maglie basse. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 sette otto e nove. Nove maglie basse, due diminuzioni. Una, e due, qui vado piano piano perché se no si allargano i buchetti delle diminuzioni, e adesso otto maglie basse una. 2 3 4 5 6 7 e 8 maglie basse siamo arrivati vicino al marcapunti passiamo sotto il marcapunti di qua e punto uncinetto sulla prima maglia qui Abbiamo finito il sedicesimo giro adesso dal diciassettesimo al 17 18 19, 20, 21, al ventunesimo giro quindi per quattro giri facciamo sempre 19 maglie basse che diamo l'altezza al nostro collo quindi 19 maglie basse per quattro volte teniamo sempre il marca punti e poi iniziamo dal ventunesimo giro quindi 17, 18, 19, 20, 4 giri. Al ventunesimo iniziamo ad aumentare per fare il corpo del nostro gattino. Allora ho finito il ventesimo giro di 19 maglie basse. Adesso inizio a mettere un po' di imbottitura di ovatta. In questo modo. qui già ne ho messo un po'. Faccio, ne metto abbastanza, ne metto così, viene bello rigido in questo modo. Con l'uncinetto, mi posso aiutare se voglio dare, e poi alla fine aggiustiamo meglio. Vedete, qui dove abbiamo fatto la fronte, gli aumenti: qui il nasino, e qui è il nostro la diminuzione del nostro collo e dietro dove abbiamo il nostro inizio giro sempre col filo e così diamo magari qui sopra il nasino iniziamo a mettere adesso appunto solo così tanto per vedere vedete, per dare già la somiglianza del gattino ma qui poi ci vado a cucire due bottoni allora detto questo iniziamo col ventunesimo giro allora, ventunesimo giro facciamo 11 maglie basse, un aumento e 7 maglie basse. Allora, 11 maglie basse e iniziamo qui. Ho già puntato la prima maglia, il marca punti l'ho portato di qua. È meglio il filo che il marca punti, perché se scappa che cade io ce l'ho sempre. A posto suo anche se sbagliano che voglio disfare questo qui mi segna già dove sono il giro che io sono perché poi inizio a contare di qua e me ne accorgo invece col marcapunti non so più dove inizia il giro anche questo è un suggerimento valido allora 1 2 3 4 5 6 7 otto, nove, dieci e undici. Un aumento sette maglie basse uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette maglie basse. E ci troviamo all'inizio del nuovo giro quindi questo è il ventunesimo giro adesso ventiduesimo giro passo il marca punti da questa parte punto subito la prima maglia bassa del ventiduesimo giro passo di qua 12 maglie basse un aumento 7 maglie basse quindi 1. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici maglie basse. Un aumento. e 7 maglie basse. 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse. E qui dove inizia il giro. Stavolta andiamo di qua e puntiamo subito la prima maglia bassa. 23 giro. 2 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, un aumento, 7 maglie basse. E iniziamo 1, 2 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse. 10 maglie basse. Un aumento. Un aumento. 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Un 4, 5, 6 e 7 maglie basse, faccio passare i marcapunti dall'altra parte, punto la prima, 24 giro, giro 24, 14 maglie basse, un aumento, 8 maglie basse, Vado veloce uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici e quattordici un aumento un aumento e adesso 8 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie basse marca punti da questa parte e qui punto la prima maglia bassa è normale eh, che il giro va così perché se ve ne siete accorti abbiamo aumentato sempre al centro da questo lato abbiamo fatto 11 12 poi due maglie basse con gli aumenti allora, 11 12 14 quindi siamo andati sempre a aumentare da questo lato e di qui abbiamo fatto sempre 7 7 adesso 8 allora, 14 maglie basse un aumento 8 maglie basse 25esimo giro 25 facciamo 15 maglie basse un aumento e 8 maglie basse quindi vedete che vado aumentando da questo lato e quindi si va spostando l'inizio 1 2 3 4 5 6 sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici e quindici maglie basse un aumento e otto maglie basse uno due tre 4 5 6 7 e otto maglie basse. E il marcapunti lo metto da questo lato sotto e punto la prima maglia bassa. Quindi 25 adesso 26 esimo giro, tre maglie basse, un aumento, 12 maglie basse un aumento otto maglie basse allora, uno due tre maglie basse un aumento dodici maglie basse uno due tre quattro cinque sei sette otto Nove, dieci, undici, e dodici maglie basse, un aumento. E adesso otto maglie basse. Otto maglie basse, una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7 e 8 marca punti sopra punto subito la prima maglia così non mi sbaglio allora 26 27 giro 17 maglie basse Un aumento 9 maglie basse lo dico prima così se vado veloce nel lavorare voi già sapete al massimo vi, ve li potete scrivere Ventisettesimo giro, diciassette maglie basse, un aumento, nove maglie basse. Allora, 1 due, 3 quattro, cinque, sei, sette. Otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici e diciassette. Un aumento nove maglie basse. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8 e 9 marca punti sotto e punto subito il primo giro quindi ventottesimo 4 maglie basse un aumento 23 maglie basse allora una l'ho già fatta 2 3 e 4 un aumento e 23 maglie basse 1 2 3 23 maglie basse mi devo trovare qui 20 21 22 e 23 passo il marca punti da questa parte e punto la prima maglia allora abbiamo fatto il ventottesimo giro Adesso ventinovesimo, 5 maglie basse, un aumento, 23 maglie basse, una l'ho fatta, 2-3-4-5 maglie basse, un aumento, e adesso 23 maglie basse, fino ad arrivare al nostro inizio giro. 23 maglie basse 20 21 22 23 e 24 e abbiamo finito il ventinovesimo giro adesso iniziamo il trentesimo e facciamo 5 maglie basse uh, un aumento e 24 maglie basse questo qui è il filo dell'inizio e facciamo 1 2 3 4 e 5 un aumento e 24 maglie basse fino a arrivare all'inizio del giro 21 22 23 e 24 tiriamo il filo sopra e puntiamo subito all'inizio del giro trentunesimo giro facciamo subito un aumento 5 maglie basse un aumento di nuovo cinque maglie basse, un aumento e 18 maglie basse. Allora, un aumento, 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Un aumento, 5 maglie basse di nuovo, 1. 3 4 e 5 un aumento e adesso 18 maglie basse e arriviamo all'inizio del giro 16 17 e 18 maglie basse metto il filo sotto filo nero sempre per segnare il giro 32 giro una maglia bassa un aumento 6 maglie basse un aumento di nuovo 6 maglie basse un aumento e finiamo con 18 maglie basse allora una maglia bassa un aumento 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse, un aumento, di nuovo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse un aumento e adesso 18 maglie basse fino alla fine del giro ci dobbiamo trovare subito all'inizio 18 maglie basse non le ho contate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 maglie basse. Faccio andare il filo sopra e parto subito sulla prima maglia bassa e facciamo 33 ⁇ giro. Una maglia bassa, un aumento. 7 maglie basse, un aumento. 7 maglie basse, un aumento. 9 maglie basse, una diminuzione, 8 maglie basse. E ci dobbiamo trovare alla fine del giro dove abbiamo dove parte il marcapunti. Allora, una maglia bassa. Un aumento. Una maglia bassa, un Aumento. Sette maglie basse. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette maglie basse. Un aumento. Sette maglie basse di nuovo uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un aumento nove maglie basse, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7, 8 e 9. Una diminuzione e prendiamo metà e metà e facciamo la nostra diminuzione. E adesso 8 maglie basse 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8 maglie basse il filo lo puntiamo verso sotto e puntiamo la prima maglia bassa. Adesso 34, giro 3 maglie basse, un aumento 9 maglie basse, un aumento 9 maglie basse, un aumento 9 maglie basse una diminuzione e 5 maglie basse facciamo velocemente insieme quindi 3 maglie basse una l'ho fatta 2 e 3 un aumento 9 maglie basse 1 2 3 4 5, 6, 7, 7, 8 e 9. Un aumento. Adesso di nuovo 9 maglie basse, un aumento, 9 maglie basse, un aumento, diminuzione, la, la incrociamo poi insieme e finiamo con le 5 maglie basse. L ultime 9 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 una diminuzione e 5 maglie basse una diminuzione e 5 maglie basse 1 2 2 3 4 5 maglie basse e ci troviamo subito all'inizio del nostro giro puntiamo il filo sopra vedete il filo adesso non va più per dritto così ma si muove da questo lato è normale perché noi gli aumenti li stiamo facendo quasi tutti da questo lato per quello che il filo si sembra che si sposta però l'inizio come noi abbiamo puntato è sempre lo stesso allora dopo aver fatto il 34esimo giro 35 3 maglie basse un aumento 10 maglie basse un aumento 10 maglie basse un aumento 12 maglie basse una diminuzione e 2 maglie basse e finiamo il 35esimo giro iniziamo insieme allora, 3 maglie basse 1

Un aumento. Di nuovo. Dieci maglie basse, un aumento. Due, 3 quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. E dieci. Un aumento. Adesso dodici maglie basse. Uno, due, tre, quattro, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Undici. E 12 12 maglie basse una diminuzione e due maglie basse una diminuzione e due maglie basse e abbiamo finito il 35 giro iniziamo il 36 allora, giro 4 maglie basse un aumento 11 maglie basse, un aumento, 11 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, una diminuzione e 3 maglie basse. Allora, lo facciamo velocemente insieme. 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Un aumento. Un aumento. Undici maglie basse. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E undici un aumento e di nuovo 11 maglie basse un aumento in cessere pesante la testa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 maglie basse un aumento. Adesso dieci maglie basse. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci maglie basse. Una diminuzione metà e metà maglia bassa e 3 maglie basse 1 2 3 e abbiamo finito il giro 37 giro allora come facciamo sempre spostiamo il nostro inizio giro puntiamo subito 37 4 maglie basse un aumento 10 maglie basse un aumento 4 maglie basse, un aumento, 10 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento e 9 maglie basse. Questa volta finito il giro, le contiamo. Devono essere totale 51 maglie basse. Allora, visto che ve lo elencate, lo facciamo. E poi contiamo totale le 51 maglie ho finito il 37 giro Adesso, visto che l'ho fatto da sola 1 2 3 4 un aumento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 un aumento 1 2 3 4 un aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un aumento. 1, 2, 3, 4 maglie basse, un aumento. E 9 maglie basse finali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. E così abbiamo finito il giro con 51 maglie totale Io le ho già contate, e voi, se volete, le contate allora il filo lo facciamo passare e iniziamo subito il trentottesimo giro puntando l'uncinetto filo di qua e l'uncinetto di qua deve passare il filo allora trentottesimo lo facciamo insieme 3 maglie basse 1 2 maglie basse a questo punto mettiamo un marca punti qui sulle tre maglie basse e facciamo due maglie basse una e due marca punti lo metto giusto sulle tre se no poi mi confondo qui 1 2 3 alla fine della terza mettiamo il marca punti due maglie basse un aumento. Tredici maglie, basse, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dieci, undici, dodici e tredici un aumento tredici maglie basse di nuovo è un aumento uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici e tredici tredici maglie basse un aumento quattro maglie basse uno due tre e quattro maglie basse adesso contiamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 vado sull'ottava maglia e faccio una maglia bassa in questo modo maglia bassa continuiamo a contare di nuovo 8 1 2 3 4 5 2 3 4 5 aspetta che mi metto bene 1 2 3 4 5 6, 7 e 8 quindi vado dove avevo dove ho messo il marca punti allora, ricontiamo di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e vado sull'ottava dove ho messo il marcapunti e facciamo una maglia bassa. Scappata qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e facciamo una maglia bassa. Questi due fori che ho lasciato saranno le nostre due gambine davanti. Adesso facciamo, abbiamo creato i due gambini per fare le, le, le zambine Dopo aver preparato i due fori per cominciare poi le, le zampine del gattino, qui dove abbiamo finito il giro, il 38 ⁇ giro, faccio passare il mio marcapunti perché adesso ogni giro comincia di qua, che le zampine le facciamo dopo. Allora, 39° giro lo facciamo insieme perché è un po' diverso dagli altri. Allora, tre maglie basse, 1 2 e 3. Una che avevo fatto qui dove abbiamo puntato il marcapunti. Allora, tre maglie basse, un aumento. 14 maglie basse. 1 2 3 tre. Cinque sei sette otto nove dieci undici, dodici, tredici, e quattordici maglie basse. Un aumento. Dodici maglie basse. 1, due 3, un po', di lana due tre quattro cinque sei sette otto nove 10 11 e 12 maglie basse. 8 maglie alte nella stessa, ma nella sempre nella stessa maglia di base. 8 maglie alte. 1 2 3 4 5 7 e 8 maglie alte tutte nella stessa maglia di base 8 maglie alte 5 maglie basse subito vicino 1 2 3, 4 e 5 maglie basse, una diminuzione e prendo metà e metà e faccio una diminuzione, una maglia bassa dove c'è il marcapunti qui, una maglia bassa e qui è finito il nostro giro passo il marca punti e iniziamo il 40 quar il, il quarantesimo giro giusto quarantesimo giro adesso vi volevo far vedere il perché di queste otto maglie alte se noi sappiamo subito eh, capiamo dove siamo arrivati, sarebbero queste: qui è la gambina del gattino che è piegata quando il gattino è seduto. No, questo qui è mh, il sopra della coscia, vedete qui è la coscia della gamba. Quindi abbiamo fatta una, adesso nel giro dopo facciamo l'altra come è seduto il nostro gattino, in questo modo. Queste sono le zampine. E questa è la coscia e il piedino e poi sotto perché lui è seduto. allora finito il 39esimo iniziamo il 40esimo e facciamo 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 maglie alte eh, scusate cinque maglie basse adesso di nuovo otto maglie alte insieme sempre nella stessa maglia di base uno due tre quattro cinque E 8, adesso 42 maglie basse che deve essere il totale fino ad arrivare al marca punti. Quindi arriviamo a 42 e ci ci troviamo alla fine del giro insieme. Contiamo fino a 42. Sto arrivando sulla prima eh, gambina. Ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentacinque. 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 e siamo arrivati vicino al nostro Marcapunti, punti. Dove è finito il giro, quarantunesimo. Iniziamo, cioè, dove è finito il giro quarantesimo. Iniziamo il quarantunesimo giro adesso tutto il giro a maglia bassa normale dobbiamo avere un totale contiamo un totale di 55 maglie basse quindi iniziamo qui dove abbiamo il nostro marca punti e contiamo tutte le maglie e dobbiamo arrivare a 55 2 3 4 5 sei. Sette, otto, andiamo avanti così, fino a cinquantacinque, otto, 42 quarantatré, quarantaquattro, quarantacinque. Sono già, a metà della seconda coscia, 46 quarantasette, quarantotto. 49 50 51 52 53 54 e 55 dove finisce il nostro marca punti. Giriamo da quest'altra parte e iniziamo il 42esimo giro. Quindi 41. Una maglia bassa in ogni maglia bassa, adesso 42esimo. 45 maglie basse, una diminuzione. 5 maglie basse, una diminuzione. Quindi alla fine devono essere 52 maglie basse. E iniziamo allora, contiamo fino ad arrivare a 45 da qui e iniziamo la, la prima diminuzione.

5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, e una diminuzione, una e una, e abbiamo finito il 42esimo giro. 43 passiamo il marcapunti da questa parte, e la prima maglia è questa, 43esimo. E facciamo 6 maglie basse una diminuzione 37 maglie basse e finiamo sempre con una diminuzione 5 maglie basse e dobbiamo avere un totale di 50 maglie basse allora iniziamo con le 6 6 maglie basse 6 maglie basse partendo di qua 1 2 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Una diminuzione metà metà. 37 maglie basse. Adesso contiamo fino a 37 e poi finiamo il giro insieme. 30, 31, 32, 33, 34. 35 36 e 37 maglie basse adesso una diminuzione una e una, una mezza di qua mezza di qua una diminuzione una maglia bassa 5 maglie basse 1 2 3 4 e 5 maglie basse qui c'è il marca punti e lo facciamo passare da questa parte e iniziamo il 44 44esimo giro facendo 6 maglie basse una diminuzione 36 maglie basse una diminuzione 4 maglie basse un totale di 48 maglie basse allora, iniziamo insieme il giro. 1 sul marcapunti, 1 2 3 4 5 e 6. Una diminuzione. 36 maglie passa quando faccio le diminuzioni devo sempre stare attenta allora, qui qui e la prima maglia bassa qui 36 maglie basse che a volte vado vicino e me ne, me ne aumento una allora contiamo fino a 36 poi facciamo la diminuzione e 4 maglie basse 30 31

giro il marca punti punto subito e inizio ok inizio il 46 giro 46 una diminuzione 4 maglie basse una diminuzione 32 maglie basse una diminuzione 4 maglie basse Dobbiamo avere un totale di 43 maglie basse. Allora si inizia il giro con una diminuzione. Quindi io tolgo questa maglia bassa che ho fatto e inizio con la diminuzione. 4 maglie basse. Vedete che qui. Allora, 1, 1. Io la maglia bassa la devo fare qui allora questa è la diminuzione che faccio ok e inizio qui 4 maglie basse 1 2 3 e 4 una diminuzione metà e metà 32 maglie basse 2 3 4 5 e vado avanti così 6 32 maglie basse una diminuzione e 4 maglie basse a finite le 32 facciamo insieme la fine del giro 30 31 32 maglie basse una diminuzione e 4 maglie passe. 1 2 3 e quattro maglie passe. Siamo arrivati al marcapunti. Punto la prima. e Iniziamo il 47esimo giro. vediamo un po' come farlo 47 5 maglie basse 8 maglie alte nella stessa maglia di base 32 maglie basse 8 maglie alte nella stessa maglia di base e 4 maglie basse questo giro lo facciamo insieme allora 5 maglie basse 1 2 3 4 ha ah, finito il filo 1 2 3 di disfo tanto abbiamo il marca punti ok questa volta faccio il nodo così ok iniziamo 1 2 3 4 e 5 maglie basse. Adesso otto maglie alte nella stessa maglia di base. 1 2 Non la faccio così la maglia alta, perché questa è la è il piedino. Allora, faccio così. 1 2 si viene un po' più lungo. 2 Tre, quattro, cinque, sei, sette e maglie alte adesso 32 maglie basse parto subito dalla prima vicino 32 mi porto dietro questi due fili 2 3 4 5 questa è praticamente questa qui è la coscia questo qui il piedino come è piegato come è seduto il gattino allora, andiamo avanti a contare fino a 32 e poi facciamo 8 maglie alte. Ci dobbiamo trovare di qua, che questa è l'altra coscia. E qui in, in questa altezza dobbiamo fare l'altro piedino: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32. e 32. Adesso otto maglie alte nella stessa maglia di base. 1 2 3 4 5 6 7 e 8 4 maglie basse 1 2 3 e 4 maglie basse e mi trovo una maglia in più vado a togliere ma questa volta non disfò ok inizio di qua quattro maglie basse Se no devo disfare il giro disfò 28 29 30 31 32. Adesso di nuovo otto maglie alte nella stessa maglia di base. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 e 4 maglie basse e abbiamo finito il nostro quarantasettesimo giro adesso quarantottesimo giro 4 maglie basse 5 diminuzioni 30 maglie basse, 5 diminuzioni e 3 maglie basse. Allora iniziamo con 4, 1, 2, 3 e 4 maglie basse, 5 diminuzioni, quindi prendiamo metà, metà, una, due.

questo qui è il piedino allora, condiamo fino a 30 e poi finiamo le diminuzioni insieme mm. Ora, 25 26 27 28 29 e 30 e su 5 diminuzioni 1 2 quattro e cinque 5, 5 diminuzioni uno due e tre maglie basse. abbiamo finito il giro iniziamo di qua e facciamo il 49 giro una diminuzione e due maglie basse adesso così per tutto il giro del per tutto il giro una diminuzione una diminuzione e due maglie basse. Adesso iniziamo a chiudere il sotto, una diminuzione, e due maglie basse, una e due, una diminuzione. Una. Metà quando si apre la lana metà in metà, e due maglie basse e andiamo avanti così fino alla fine del giro questo è il 40 quarantanovesimo, questa l'abbiamo fatta, e due maglie basse. Per tutto il giro adesso cinquantesimo giro 50, Un, una diminuzione, una maglia bassa. Iniziamo subito con la diminuzione, dobbiamo diminuire una sì, e una no. Che dobbiamo sempre andare a stringere, una diminuzione e una maglia bassa. Una diminuzione, e una maglia bassa una diminuzione e una maglia bassa per tutto il giro questo è il penultimo poi facciamo il 52 e abbiamo finito il corpo poi restano da fare le zampine e la coda una diminuzione e una maglia bassa, andiamo avanti così fino alla fine del giro. Prima di fare l'ultimo giro, il 52esimo, possiamo iniziare a mettere l'imbottitura, se no dopo non ce la facciamo più. Lo allora, riempiamo bene bene. ripeto se lo volete fare da ferma ci mettete un sacchetto di sabbia e così diventa più pesante poi per imbottire bene 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 ci aiutiamo con l'uncinetto così fino in fondo al collo dovevo iniziare a mettere un po' prima ma ecco qua con l'uncinetto mi possa aiutare benissimo ok bene bene ancora così è bello rigido. Che poi anche pensare che deve stare in piedi da solo. Ok, adesso faccio l'ultimo giro, 52esimo giro. Questo è il marca punti. Adesso una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro una maglia bassa e una diminuzione una maglia bassa e una diminuzione qui era finita la lana ho fatto il nodo e una. finiamo il giro e poi chiudiamo Bene. E tanto stringo perché sennò tende ad allargarsi sotto uno uno e una maglia bassa uno 1 e una maglia bassa 1 e 1 e siamo arrivati alla marca punti che è qui adesso faccio una maglia bassissima tiro il filo e vado a chiudere una maglia bassissima taglio il filo e vado a chiudere questo fondo con l'ago Vediamo se ce l'ho, ho infilato con l'ago e prendo tutte le maglie in questo modo, tutte così posso stringere. Qua. Abbiamo visto proprio giro per giro, ok. Adesso ci resta da fare la codina e le gambine davanti, ok. Faccio passare così e lo taglio. Allora, qui sono i piedini. Ecco qua: caso la pancia mi è rimasta un po' vuota. Poi, quando metto l'imbottitura per le gambine vado a mettergliene ancora un po' da questo punto, però ecco qui, perfetto, allora adesso ripeto, facciamo le gambine davanti. E la codina. Adesso passiamo alle zampine. Io ne ho già fatta una giusto per mandarmi avanti con il lavoro. Adesso vediamo come si fa. Facciamo la seconda uguale identica e l'altra. Allora, qui questo filo nero lo possiamo già togliere. Non l'ho tolto perché volevo farlo con voi. Lo togliamo qui dove abbiamo iniziato il lavoro da qui e si è andato spostando così perché abbiamo fatto questa chiusura qui i perché ci sono sempre allora, togliamo questo filo a posto e prendiamo nel punto della maglia bassa dove abbiamo fatto dove abbiamo saltato le otto maglie basse allora, prendiamo il filo in questo modo Facciamo una catenella. Lo lascio un po' lungo il filo perché, casomai mi si vengono a creare dei punti, dei, dei buchini. Poi con il filo li vado a riprendere. Allora, qui avevamo 8 punti: 8 catenelle, saltate. E quindi facciamo 8 maglie basse, una, due. 3 prendo meglio così 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il primo giro un pochettino più antipatico anche per far vedere a voi bene come le ho raccolte 8 vado dove ho iniziato il lavoro e faccio di nuovo 8 maglie basse qui volendo metto il marca punti così so che qui inizia il mio giro mettiamo il marca punti e conto sempre 8 maglie basse per 12 giri qui è dove abbiamo iniziato ok quindi quando arrivo lì so che finisce il mio giro faccio così e conto di nuovo 8 maglie basse e mi devo sempre trovare al punto di partenza 2 3 4 Non posso lavorare bene perché dovrei tenerlo in braccio, ma poi non posso far vedere il video e così mi sforzo in questo modo. Comunque, sono 8 maglie basse fino al marca punti, ok. Io il marcapunti lo lascio lì e vado avanti così per 12 giri. Prima di finire i 12 giri inizio a mettere dell'imbottitura. Quando arrivo a 5-6 giri facciamo insieme poi gli ultimi tre perché dobbiamo fare poi la zampina. Dodicesimo giro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, qui dal marca punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E dodicesimo giro, 11. E dodicesimo giro. L'ultimo arriviamo mm, davanti al marca punti e iniziamo a riempire la gambina. Okay. Perfetto. mi fermo e metto un po' di ovatta mi aiuto con l'uncinetto visto che non potevo metterla già un po' prima No, non importa con l'uncinetto mi aiuto dal lato dove non ho la punta così riesco bene a perfetto più ne metto più viene rigida eh? ecco qua e, casomai caso mai ecco qui mi aiuto per riempire che vada fino in fondo perfetto adesso faccio i penultimi giri allora iniziamo nelle maglie successive devo arrivare qui davanti quindi faccio 4 maglie allora vediamo dove arriviamo 1 2 3 4 sono un po indietro si sì, sono giusto nel centro quindi faccio 4 perché a volte si può anche spostare e adesso faccio nella prima maglia bassa successiva maglie no 4 maglie basse 2 3 e 4 no 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 ho detto giusto prima 1 2 3 4 5 5 6 7 e 8 maglie basse questi sono i piedini nella successiva di nuovo 8 maglie basse 2 3 4 5 6 7 e 8 maglie basse 4 5 6 ma sono rimaste due e faccio le ultime due 1 e 2 e sono arrivata all'altezza del marca punti adesso qui intorno intorno faccio Tutte maglie basse, un giro di maglie basse, su ogni maglia bassa. Due, tre, quattro. Cinque. tutto il giro di maglie basse. Adesso arrivati al marcapunti iniziamo le diminuzioni del piedino. Per chiudere la zampina Chiamiamola zampina. E facciamo in ogni, in ogni punto una diminuzione così uno. in ogni punto una diminuzione per chiudere la zampina diminuzioni dovrebbe essere 7 8 diminuzioni me vengono 8 perché avevo messo una maglia in più che non me ne sono accorta così è venuta una diminuzione in più perfetto se vedo che c'è differenza la disfo e la rifaccio a posto qui c'è il marca punti l'ultima una maglia bassissima e chiudo il lavoro taglio il filo e vado a chiudere questo buchetto con questo filo Allora, qui metto ancora prima di chiuderlo un po di imbottitura ecco qua un po di watta così e troppa ecco qua con l'ago vado a chiudere sotto come abbiamo fatto quando abbiamo chiuso sotto il gatto. Quindi in ogni maglia bassa faccio correre 1-1-1-1. e questa è la nostra zampina faccio passare un po' il filo avanti e poi lo vado a tagliare tanto lui non esce ok Dove ho lasciato questo filo lunghetto, se vedo che questo qui lo taglio che dall'altra gambina. Se vedo che il buchetto qui è un pochettino largo, dove abbiamo fatto la partenza, lo vado a rinforzare con questo filo, così mi vado a riprendere un pochettino, perché questo punto è sempre un po'. Ecco qui. E qui, vedete che allarga la maglia e la vado a riprendere un po'. Tanto col filo bianco non si vede niente. perché Se lo do alla nipotina per giocare subito, lo rompe. E qui abbiamo la nipotina che gioca, è questo qui. Poi ama tanto gli animali. A un, a un cane e adesso gli diamo il gatto ecco qui qui lo taglio poi chiudo ancora questo che prima non l'ho chiuso e queste qui sono le gambine questa sembra che è più lunga perché l'ho fatta dopo e mi vado a correggere sì, che a volte può essere anche un problema di imbottitura se ne ho messo un po' di più un po' di meno perfetto adesso andiamo a preparare la coda anzi facciamo prima gli occhi va? prima di fare la coda io qui non metto i bottoni perché in quello grigio ho messo i bottoni ma in questo bianco che sembra un po' più cattino principessa vado a ricamare gli occhi perché li hanno un pochettino più lunghi allora prendo il filo nero ho fatto il nodo e vado 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 giri in questo punto e parto Anzi, partiamo un pochettino più in fondo di qua tanto il nodino poi lo andiamo a nascondere dentro ok e calcolo il centro della fronte questa quindi faccio l'occhietto di tre maglie basse e di tre maglie basse di qua questo nodino lo vado a mettere dentro così si nasconde perfetto ok e faccio 1 2 3 maglie basse 1 2 e 3 e vado qui poi quindi 1 2 3 il centro giusto è questo 1 2 3 1 2 3 mi sposto di qua e faccio l'altro occhietto 1 2 e 3 perfetto e così abbiamo fatto gli occhietti se voglio un pochettino più spessi mi sposto di una e faccio ancora un ricamino su uno così viene un pochettino più spesso l'occhio di nuovo uno lo stesso punto e vado dall'altra parte ecco qui e faccio lo stesso modo qui prendo solo una catenella e una catenella e vado a chiudere il filo facendolo passare un po den dentro lo vatta così lui, sicuro che non esce Devo stare attenta a non pizzicare però la maglia ok magari faccio un nodino e lo butto poi dentro taglio e faccio andare per dentro e così abbiamo fatto gli occhietti ci resta da fare solo la, la codina allora adesso vediamo come fare la coda cerchio magico nel cerchio magico Facciamo 6 maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 maglie basse. Chiudo e adesso faccio 6 aumenti. Quindi in ogni maglia bassa faccio 2 maglie basse totale. Devono essere dodici. Due, che potevo portarmi anche un po' dietro. Due, tre, quattro. Cinque sei, sette, otto, nove, dieci, undici. E dodici. Ho finito il secondo giro terzo giro una maglia bassa e un aumento una maglia bassa e un aumento una maglia bassa magari questo qui lo faccio passare di qua così so che finisce il giro qui una maglia bassa un aumento una maglia bassa e un aumento Insieme tanto sono giri corti, questi. Io inizio, spengo la telecamera, poi la riaccendo, e è tutto un traffico. Un aumento 1 e siamo arrivati alla fine del giro. Abbiamo la macchinetta, a volte sono veloce. Allora, quarto giro. Lasciare adesso facciamo lasciamo sette maglie basse 1 2 3 4 5 6 e 7. Ricontiamo 1 2 3 4 5 6 7. Vado sull'ottava, però mi metto dal lato dritto, se no poi lavoro dal rovescio non va bene. Giro il lavoro. E vado sull'ottava, chiudo a maglia bassissima in questo modo. E adesso faccio 10 maglie basse: 1, 2, 3, 4. preso il lato sbagliato: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 e 10 maglie basse che io devo lavorare dal lato dritto per quello ho girato il cerchio adesso il dal quinto al dodicesimo giro facciamo sempre queste 10 maglie basse 11 scusate 11 maglie basse ce n'era ancora una qui 11 lo contiamole facciamo insieme sto giro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 maglie basse perfetto Mai metto anche qui il marcapunti. no io, mi vengono sempre i dubbi perché io riesco a vedere a occhio così, ma nella telecamera non penso che si veda. Ok, questo qui è il nostro inizio lavoro. Questa spilla va poi dopo. Allora, da, dal quinto al dodicesimo giro, facciamo per um, sempre maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia bassa per otto giri. Quindi iniziamo a contare, qui non la, non la muovo la spira, iniziamo a contare 1, il secondo giro, questo qui è il secondo, e poi ricordiamo che devono essere 8 giri, sempre di 11 maglie basse. Questo passaggio non l'ho scritto, sembra che mi ricordo che lo so a memoria, allora ogni tanto che io prendo sempre appunti. un po' di schema l'ho preso su Pinterest e un po' non l'ho capito e sono andata avanti perché non era nella lingua italiana questo schema quindi sono andata avanti un pochettino a senso ma vedendo com'era la figura mi sono contata bene i punti come dico sempre ci va tanta pazienza Pazienza viene quando una cosa piace allora, adesso facciamo 8 giri poi li condiamo insieme 8 giri di 11 maglie basse allora 1 2 3 4 5 6 7 8 dopo 8 giri di maglie basse totale 11 11 maglie basse adesso il tredicesimo giro facciamo una diminuzione una diminuzione qui all'inizio, metà, metà maglia bassa, una diminuzione e nove maglie basse: uno, due, tre, quattro. Cinque sei, sette. Otto, e 9 sulla diminuzione volendo ripeto qui la diminuzione mettete tranquillamente il marca punti così sapete che quando arrivate qui il giro finisce adesso il quattordicesimo giro una maglia bassa in ogni maglia bassa per 8 giri 1 2 3 quindi iniziamo a contare i giri da qui sopra il marcapunti. punti 3, 5 6 7 8 e 9 e andiamo avanti così per 8 giri all'ottavo giro iniziamo di nuovo un'altra diminuzione ottavo giro però partendo dal marca punti perché noi dal 14esimo al 21esimo facciamo tutti sti giri così poi al 22esimo dobbiamo diminuirne un'altra dal marca punti 1 2 3 4 5 6 7 e 8 iniziamo di nuovo il giro sarebbe il 22 ve con una diminuzione e tutte maglie basse adesso spostiamo il marca punti qui perché da qui dobbiamo fare di nuovo 8 giri e poi l'ultima diminuzione per la coda Man mano che facciamo la coda, mettiamo dentro l'imbottitura, se no, poi alla fine non possiamo più metterla, non è che non possiamo, facciamo più fatica a metterla, poi sapendo che con l'unginetto ci possiamo aiutare. Piano 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 si può infilare. Ok, allora da qui in poi 8 giri. Questo è il primo, il secondo. 1 2 3 4 5 6 7 8 adesso di nuovo una diminuzione e per altri 8 giri sempre maglie basse spostiamo il marca punti da qui mettiamo qui e facciamo ancora 8 giri quindi abbiamo diminuito 1, 2, 3, 4 volte 1, 1, 1 fino ad arrivare ad avere 8 maglie basse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con l'inizio ok qui abbiamo i marcapunti per otto volte otto maglie basse casomai ve ne trovate sette non importa per una maglia che okay. a volte può succedere ma è solo la coda non è diciamo un corpo che dove ci sono gli aumenti siamo obbligati se no, il motivo non resta questo qui. È solo una cosa. Qui iniziamo a mettere di nuovo un po' di, di ovatta. Sennò, come dico, poi alla fine viene difficile da infilare. Ok, man mano mettiamo un po' di ovatta. Ok, otto giri e poi chiudiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 un giro in più allora finito gli otto giri taglio il filo e chiudo tutte e otto maglie basse insieme ripeto se caso mai ve ne trovate sette non importa 1 2 3 4 5 6 7 8 perfetto allora uno si sì, una su una giù una su una giù e chiudiamo la nostra codina in questo modo perfetto ricordatevi sempre di mettere l'imbottitura ecco a posto Facciamo scorrere un po' dentro e lo andiamo a nascondere non scappa, come dico sempre. Non scappano mai, ok. Adesso togliamo qui la spilla. Togliamo l'ultimo marcapunti. La coda è bella imbottita qui, man mano che sistemo un po' si creano dei vuoti ogni volta che aggiungo perfetto e questa è la nostra coda che andiamo a cucire il filo è corto prendiamo un pochettino di filo più lungo andiamo a cucire sotto il nostro gattino lo faccio il nodo ma tanto poi il filo lo vado sempre a nascondere dentro ok allora, questo è il gattino e la coda qui da dove abbiamo cominciato la mettiamo nel centro qui a questo punto qui facciamo andare dentro il nostro nodino. così chiudiamo subito i fili allora, questo qui è il nostro centro Vabbè, poi lo nascondiamo meglio col, con l'uncinetto lo faccio subito si sì che si vede ok la coda e la cuciamo così verso sotto punto su punto intorno bene ancora qua adesso va contro la telecamera comunque qui non è un punto difficile stare a cucire perfetto poi se lo vogliamo abbellire ci possiamo mettere, questo qui poi lo vado a nascondere, che è il filo iniziale. Ci possiamo mettere un fiocchetto, qualsiasi cosa che fa parte dei gattini, qualsiasi cosa proprio, qualcosa che fa parte dei gattini. Qui mi piacerebbe fargli un bel cappellino, che sicuramente glielo farò, glielo metto in testa spizioso ok proprio bello se riesco metto lo schema perché lo devo ancora stampare lo schema del gattino se no lo scrivo tutto nella descrizione che okay, ripeto l'ho proprio copiato da un sito su pinterest Ah, abbiamo bello rinforzato e chi gliela stacca più sta coda ecco che i fili dopo li vado a togliere e questo qui è il nostro gattino che adesso facciamo le foto a e le mettiamo nel video qui volendo ci possiamo mettere anche un bel nastrino facciamo un fiocchetto che quasi tutti hanno i fiocchetti nelle foto se quest'idea vi è piaciuto cliccate mi piace scrivetevi numerose ripeto se c'è un punto dove non sono stata chiara me lo scrivete e io vi, vi rispondo ciao a tutte ciao ciao a presto